benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi farò un unboxing con voi perché oggi in questi giorni, insomma, mi sono arrivati un sacchissimo di prodotti e volevo mostrarveli, perché io in realtà non so che cosa contengono questi pacchi. Prima di iniziare vi ricordo, se non siete iscritti al mio canale, ciao, io sono Gloria, benvenuti. Se volete entrare e far parte della Fair Family, vi consiglio di iscrivervi qua sotto, cliccando il bottone iscriviti. Mi raccomando, attivate la campanella così vi arrivano le notifiche dei nuovi video, perché ci stanno cercando di buttare giù a noi youtuber. Adesso Instagram sono uscita con questa nuova cosa che puoi fare i video e caricarli, ok, tutto bellissimo, però comunque devo fare un video montato. Io preferisco metterli su YouTube, mi dispiace ma sono un po' contro questa cosa. Come vedete, a parte spero vi piaccia questo sfondo peluscioso bianco, volevo utilizzarlo prima di colorarlo, e se vi state chiedendo come lo colorerò, non ve lo dico. Anzi no, faccio votare a voi, vi lascio il sondaggio qua di fianco e voglio sapere da voi, visto che ce l'ho già rosa, quale colore preferireste tra quelli che ci sono qua nel sondaggio, insomma da questa parte. Lo colorerò con i colori della Arctic Fox per capelli, quindi li metterò a bagno con un po' d'acqua e un po' di colore. Questo qua è un pacco che mi ha mandato Sephora, io ho cercato di non guardare le storie degli altri, anche Sorvix ha fatto l'unboxing e ho skippato tutte le sue storie per non spoilerarmi niente. Oh, guardate quanta roba, ce n'è un sacco. Inizio con questo che è di Boscia, è il Charcoal Spot Corrector e dovrebbe essere un alto concentrato di carbone per l'acne, fantastico. È un trattamento che aiuta a minimizzare l'apparenza delle imperfezioni senza irritare o asciugare troppo la pelle. Quindi vi saprò dire, fatemi sapere per tutti questi prodotti che vi mostrerò in questo video, se qualcosa che vedete l'avete già provato, come vi siete trovati, insomma fatemi sapere. Io sto svalvolando, raga, sto svalvolando perché ci sono tantissimi prodotti bellissimi. Qua dietro vediamo i colori che ci sono al suo interno. Questa qua è la Too Faced, come vedete il marchio scritto qua appunto è vecchissimo perché hanno fatto un revival praticamente. Guardate quanto sbrilluccica! Oh mio Dio, raga. No, c'è lo specchio rotto! Solo a me possono capitare queste. Comunque questa è la palette, è enorme, è qualcosa di gigante. Ha una palette enorme. E un sacco di ombretti stile foil. Guardate questi quanto sono belli. Voglio swatcharne qualcuno, tipo NSFW. Ciaone, quello viola, lo so che stavate aspettando questo momento. Ah, lascia un po' di macchie. Questo qua, proviamolo. Ok. Oh wow, oh mio Dio, questo è tipo un nero con il foil viola, è bellissimo questo. Il verde, proviamo il verde. No raga, sono qualcosa di strepitoso. Anche questo è base nera con il foil verde sopra. Fantastici. Glitter Donut. Ok, proviamo. Ah! Ok, direi che scrivono tutti tranne questo qua. Non mi ispira molto quel colore. Però abbiamo anche il blu. Lo so che ci sono delle amanti del blu. Io ho un po' di rigetto verso il blu, però questo è il blu. Sempre base molto molto scura. Meno pigmentato degli altri questo. Eppure ho strufinato allo stesso modo. E poi vabbè, abbiamo un sacco di matte. Questi qua che sono un po' gli shimmerini. Poi c'è questa qua della Sephora, che è palette. Sephora, scusatemi. Palette Takeaway Spicy Latte Collection. Sembra proprio una agendina come è fatta. Bellissima l'idea, mi piace per le amanti della cartopazia. E dentro ci sono questi ombretti. Non sono male, devo dire che a primo acchito mi piacciono molto, soprattutto questo argento. E vediamo la scrivenza. È bellissimo toccarlo con il polpastrello. Oh, quanto è bello. Sì, beh, non è che si veda molto sopra quello che ho già. No, però sì, che figo. Mi piace. Poi ci sono tanti altri colori, tipo questo. Anche questo come illuminante fantastico. Raga, troppo forse. Poi abbiamo questa che credo sia una fragranza. È una fragranza. Una fragranza della Kilian. Mai sentita, raga, non mi uccidete, io sono un po' out. Oh, wow. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno sempre creduto in me. Soprattutto tu, Genti, grazie Genti, e Johnny che ha sempre accompagnato le mie catartiche emozionanti canzoni di notte. E grazie a tutto il mondo. Spero che io riesca ad essere alla qualità del perfezionismo ambigusostiano. Cioè, io completo l'anima delle gente, soprattutto grazie di cuore a tutti, davvero grazie. Non... Oh wow. Ah, è al contrario, ok. Che packaging figo però. Assomiglia un sacco alla fragranza di Jimmy Choo che ho. Poi abbiamo questa di Makeup Forever, che è una Color Artist Color Pencil, nella colorazione I don't fucking know, versatile.
Versatile Violet. Certo che leggere in italiano e poi in inglese Versatile Violet. Versatile 902. Poi abbiamo questo bellissimo prodotto di Becca, l'Hydra Mist Set and Refresh Powder. Oh, che bel packaging. È tutto super lucido, eppure è già aperto, quindi ok. E mi piace un sacco questa cosa, nel senso che io chiudo. Ah no, non mi piace questa cosa. Questa cosa, nel senso che voi tirate fuori la cipria, sbattete, è molto figa, quella cosa che, che protegge i... Però io avrei fatto, anziché in dentro, l'avrei fatto in fuori. Nel senso che io chiudo, tiro fuori il prodotto, apro e utilizzo il prodotto senza sporcare il tappo che poi lo va a chiudere. Io non so perché studiano questo packaging, devo fare una cipria io, raga. È un po' rosina, spero non mi colori io che sono veramente bianca cadavere. La proverò, vi saprò dire magari in un get ready with me. Farsali Jelly Beam illuminante. Ok, glaze. Sì, sì, è anche un po' difficile da aprire. Ah, sto male, questo è quello che vedevo sempre... È questo, quello che vedevo sempre nelle Instagram stories delle americane. Tipo che facevano così e poi si illuminavano di mezzo. Adoro! Adorissimo. Sì, è lui, quello che ha tutta la gelatina. Raga, io sto caricando il mio illuminante come se non ci fosse un domani. Come ho detto nella mia masterclass. No, è fantastico. Si asciuga subito. Cioè, è gelatinoso, come vedete. Vedete che è gelatinoso. Poi, appena lo applicate, a parte che non macchia, e si asciuga. Cioè, si assorbe subitissimo. Ma è fantastico. Adesso capisco perché lo usano nei video. Adoro tantissimo questo Farsali. Ok. No! Simpatico da usare. Poi c'è il 24 Hour Super Brow Longwear Pomade di Kat Von D nella colorazione light brown. Spero sia una colorazione che vada bene anche per il mio, l'incarnato, che sono oramai... No, mi sa che è troppo scuro. Questo, che invece l'ho visto alla mia masterclass, è uno scrub, shimmer scrub, della Frank Body, che io adoro tantissimo perché ho provato lo scrub labbra, è molto molto buono, ve lo straconsiglio se potete trovare tutto da Sephora e questi prodotti qua. Spero che anche lo scrub all'interno sia una bomba. Youth to the People, la Maki e Akai, Prickly Pear Goji. Ah, è un olio glow idratante, proviamo. Ringrazio le forbici per esistere. Profuma ma pochissimo ed è un olio semplicissimo, dovrebbe essere un olio secco infatti. Sì, è un olio secco, però come trattamento notturno top, vi saprò dire anche di questo. Di Becca invece c'è il Glow Gloss Citrine. Che bello anche il pack, mi piace. Mi ricorda molto il Gloss Bomb di Fenty come colorazione. Prodotto. È un po' più sottile, sì, non è spesso come quello di Fenty. Di Makeup Forever abbiamo la Matte Velvet Skin, che è un fondotinta nella colorazione Y315, secondo me è scura. Quanto ci scommettete che per me è scura? Lo regalerò a qualcuno, infatti, troppo scuro. Poi abbiamo le maschere, adoro! Tony Moly è uscita con queste due maschere, I'm a Cerala Mask Sheet e poi la I'm Charcoal. Quindi ne abbiamo una alla carbone e l'altra che non ne ho idea. Cosa sono sti cosi, raga? Sono ignorante. Poi abbiamo questa qua della Kaolion, la Magic Black Powder Massage Peeling Gel. Oddio, quanti nomi. Sfoglia, pulisce i pori e crea una barriera. Dovrebbe distendere il viso, ma idratante allo stesso tempo. Anche di questa vi saprò dire, va nella parte skincare. Poi abbiamo un'altra palette di Sephora, la Feline Instinct Dark Edition. Mi piace un sacco il packaging, bravi quelli di Sephora, bravi, bravi. Mi piace, 10. Che carina, è in metallo. Mi ricorda la palettina che mi ha fatto buttare Lara. Grazie Lara per avermi aiutato nella pulizia della mia makeup station, anche se non abbiamo finito, dobbiamo continuare. E qua abbiamo anche questo fantastico, questa cosa, non so se riuscite a notare come è fatto, una spugna, che io ce l'ho di un altro brand vecchissimo, che aiuti... Praticamente ti serve per pulire il pennello. Molto utile questa cosa, mi piace tantissimo. Tipo voi volete cambiare colore usando un solo pennello, andate a pulire il pennello con l'ombretto, strofinandolo in questo modo senza andarlo a lavare sotto l'acqua. Semplicemente così, a spugna asciutta, e vi pulisce il pennello e potete cambiare colore senza sporcarvi del colore precedente. Insomma, avete capito. Non ho mai provato niente di Zoeva, è la prima volta. Infatti è un pacchetto chiuso. Abbiamo due palette, Screen Queen e la... Screen Queen. Cosa succede? Sono due con due misure diverse. Queste sono le cialde al suo interno. Non sono male. Abbiamo una matte e il resto sono tutte scimmerine.
porto solitamente quando non ho voglia di truccarmi pesante tutti i giorni, quindi ci sta. E qua, ah ok, wow, gli illuminanti, che bello. Niente raga, oggi è giornata degli illuminanti. Proviamo. Wow, bellino. Uno champagne un po' scuro, molto sottile, anche questo c'ha la grana molto fine. Sì, è la prima volta che provo anche qua un prodotto Pixi. Questo è il Glow Mist. Oh, questo qua è il Glow Mist che ho provato lì. Sì, è lui. Adoro! Propoli olio d'argan, fantastico. Poi c'è questa di Kat Von D, la matita sopracciglia signature, ed è nella colorazione light brown, sempre la stessa colorazione anche del pot, quindi un po' scurina. Poi abbiamo di Anastasia Beverly Hills la powder bronzer. Raga, il pack è bellissimo, ci sono tutte le A di Anastasia dentro, però voi non riuscite a vedere. Ah sì, ecco, adesso le vedete, che carine. È meno calda, è un po' più fredda, non so perché nel video butta fuori più arancio, in realtà è più fredda come tonalità. Oh sì, un altro scrub di Frank Body, adoro, questo qua però è alla ciliegia ed è lip scrub, io sto già usando l'altro che è buonissimo, non mi ricordo però la colorazione, il gusto. Di Bosch poi abbiamo sempre al carbone un gel esfoliante peeling con sabbia vulcanica. Poi c'è di Marc Jacobs Finish Line una setting powder al cocco. Mi sono gasata, no vabbè, ma il pack di Marc Jacobs quanto è figo. Io il fondotinta l'ho amato. Anche qua però è un po' giallino, quindi non so se riuscirò ad usarlo. Devo provarli, devo vedere se mi fanno l'alone giallo. E poi per ultimo c'è di Dr. Jar la Ceramidin, che è una nuova uscita, scudo di retenzione idratante per pelli veramente secche con complesso di ceramidina e ha appunto una protezione idratante, quindi anche di questa la infiliamo nella... Ho un bordello qua davanti che neanche... Grazie di cuore Sephora per questo invio, sono troppo contenta, grazie di cuore davvero. Un bel pacco di Mesauda, apriamolo insieme, che mi è arrivato, io non so cosa ci sia al suo interno. Ok, perché? Ok, io adesso non ho nulla contro nessuno, però per favore, a me viene il male quando devo fare la spazzatura perché butto un sacco di plastica e di carta. Io lo so che lo fate per imballare al meglio i vostri prodotti, lo so che lo fate per cercare di avere un buon filo conduttore di fiducia e bla 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 con il cliente, però per favore, evitiamo di fare una scatola, e non è il primo brand, cioè non ce l'ho appunto con loro, per un prodottino, ma mandatemelo in una busta piuttosto pieno di pluriball, ma non fatemi una scatola, sia perché io la pago la spazzatura, sia perché inquiniamo di più il mondo, e questa cosa mi rattrista tantissimo, perché, cioè, non lo so, boh, mi sembra un po' uno spreco, e spero che qualcuno mi stia guardando e dica, hai ragione Gloria, grazie, d'ora in poi ti invieremo le cose così a Katsum, e se ti arrivano rotte so cazzi tua, ma va bene. Questa qua è la Missing Glow Spray extra fine rivitalizzante trucco, quindi un altro spray make up, vi saprò dire anche di questo. Pensavo fossero più prodotti, ok. Hello darkness my old friend. Mentre la IC Inside Communication, Chiara, grazie, mi ha mandato questi prodotti della Dr. Jart, perché io ho un amore folle per i prodotti skincare della Dr. Jart, soprattutto per queste maschere qui. Mi ha mandato questo che non ho ben capito che cos'è. È tipo come lavare le tue mani. Fatemi sapere se volete, visto che adesso c'è questo Instagram TV, mi viene più facile magari fare delle storie, dei video che rimangono sul canale di Instagram, dove uso magari questi prodotti. Poi mi ha mandato questa che è la Clearing Solution, sempre di Dr. Jart, è una maschera in microfibra, super top, perché ve lo giuro, io l'ho usata quando ero andata a Los Angeles, durante il viaggio, durante il volo, che la pelle è super disidratata. Prendi il respiro, Gloria. E mi ha tolto le imperfezioni che avevo in 2 giorni. E questa qua che è la Rubber Mask, super idratante, vi farò sapere. Molto strana questa specie di cosino, dovrebbe avere quella specie di consistenza gelatinosa. Mi piace un sacco questo pack. E niente ragazzi, questi erano gli ultimi arrivi, gli ultimi. In realtà mi erano arrivate altre cosine, che sono appunto Anastasia Beverly Hills, Farsali, Too Faced, che sono delle cosine singole, ma ve le metterò e non mi preparo con voi. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi abbia fatto piacere, insomma, vedere alcuni swatch live. Se così fosse, mettete un bel mi piace a questo video e condividetelo con i vostri amici e vostre amiche appassionate di make-up, se vogliono sapere le news in Sephora, Mesauda e tutto sto popò di roba. Detto questo, io vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video. Tra l'altro vi ricordo di seguirmi sul canale Fairland, perché settimana prossima devo fare una cosa fighissima. Devo andare in un posto fighissimo, quindi seguitemi perché usciranno dei vlog proprio su quel canale. Quindi al prossimo video, ciao!